Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video tutorial in collaborazione con Elbits e vi ricordo il codice sconto che vedete che potete utilizzare sul sito. Realizzeremo insieme questo ricchino con la clip. Io sto utilizzando una clip da 14 mm, però potete tranquillamente utilizzare anche una clip da 12 mm. Poi nell'info box vi lascerò tutta la playlist degli orecchini con la clip che ho realizzato perché magari può tornarvi utile. Questi orecchini sono gli orecchini Aladdin che avevo realizzato anche al lobo, sempre in collaborazione con Elbits. Ecco qua, consolerò Kyle. Oppure con un pendente e i cipollotti. Poi nell'info box vi lascerò anche questi orecchini qualora voi vogliate realizzarli a lobo. Adesso quindi ci concentriamo su questi con la clip e vi dico i materiali. Quindi ci servirà il filo Miyuki, poi Rokai Miyuki 80, Rokai Miyuki 15-0, dei cipollotti 4x3 mm, ma potete utilizzare anche, continuare ad utilizzare Rokai 80, una clip appunto con base da 14 mm, eccole qui, ce ne sono 6 per ogni bustina, sono in acciaio, questo qui è il codice per trovarli sul sito. E poi utilizzo, ecco, un ago extra fine della Miyuki. Allora, come prima cosa dobbiamo prendere 4 Rokai 80 sul nostro ago e dobbiamo portarle giù e inserirci dall'altro lato nelle Rokai, in modo che si forma un cerchio. Poi facciamo i nodini. Ecco qui. Adesso entriamo in una Rokai. Prendiamo una Rokai 15, dobbiamo riempire questi spazi con delle Rokai 15. Poi ecco qui, l'ultima Rokai 15. E adesso tagliamo il filo in eccesso. Adesso, dopo aver tagliato il filo in eccesso, esco da una Rokai 15, prendo una Rokai 15 e due Rokai 80, quindi Rokai 15, due Rokai 80. Portiamo giù e rientriamo soltanto nella seconda 80. Adesso stiamo uscendo quindi da qui, da questa 15, quindi il verso è questo. Prendiamo un'altra Rokai 15-0 e ci inseriamo nella 15-0 successiva, tirando sempre bene. Non mi preoccupate, ma poi tutto si sistema. Poi un'altra 15 e altre due Rokai 80, portiamo sempre giù, ecco qui, entriamo soltanto nella Rokai 80, soltanto nella Rokai 8, se nella seconda Rokai 80, tiriamo bene. E prendiamo un'altra Rokai 15 e ci inseriamo qui.
nella Rokai 15 successiva. E così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro. Tiriamo sempre bene, poi vi ripeto, questi spazietti si vanno a sistemare. Dobbiamo fare la stessa cosa anche qui e qui. Adesso ho completato tutto il giro, sto uscendo da questa Rokai, entro in questa 15.0 e poi salgo qui, entro in questo 8.0 ed esco da questa Rokai 8.0. Mi si è sfilato anche l'ago, un attimino lo reinserisco. Eccomi qua, quindi stiamo uscendo da una Rokai 8.0 e adesso dobbiamo prendere sul nostro ago una 15, una 8 e una 15, quindi 15, 8, 15 e ci inseriamo nella prima 15.0. In questo modo, e qui che resta uno spazietto, prendiamo una 15 e ci inseriamo nella 15 successiva, uscendo da questa 15. Tiriamo sempre bene e uscendo da questa 15 prendiamo Rokai 15, 8, 0, Rokai 15. E ci inseriamo qui in questa 8.0. Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento. Tiriamo sempre bene. Quindi Rokai 15, 8.0, Rokai 15. Ci inseriamo nella prima 15.0. Tra le 15 una 15.0, ve l'ho detto che poi gli spazietti si vanno ad aggiustare. Poi una 15, una 8.0 ed una 15. E ci inseriamo qui. E così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro. Adesso che ho completato tutto il giro, entro nella 15 fino ad uscire da questa 8.0. Qui in questi spazietti prendiamo i cipollotti e ci inseriamo qui. Ecco ad uscire dalla prossima 8.0. Quindi uscendo da questa 8.0 prendiamo un altro cipollotto e ci inseriamo qui. E così dobbiamo fare per tutto il giro. Avevo dimenticato di dirvi che per il retro della nostra clip, per incastonarla, ci serviranno delle Rokai 11.0, quindi sia 8.0, 15.0, 11.0. Io qui ho terminato il giro e dobbiamo portarci ad uscire da un cipollotto, perché adesso dobbiamo pensare alla nostra clip. Quindi esco da qui, da un cipollotto, prendo 9 Rokai 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi 9 Rokai, 9, esco da questo cipollotto e mi inserisco in quest'altro cipollotto. Ancora 9 Rokai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 Rokai. 9 Rokai.
Uscendo questo cipollotto mi inserisco in questo cipollotto. E così dobbiamo fare anche qui e qui. Adesso che ho completato tutto il giro, prendiamo la nostra clip e la inseriamo in questo modo. Ci aiutiamo, tiriamo bene qua. Dobbiamo portarci ad uscire da una quinta rocaille, da una quinta rocaille delle 9. Quindi uscendo da una quinta rocaille, adesso prendiamo una sola rocaille 8-0 e ci andiamo ad inserire qui nella quinta rocaille e tiriamo bene. Poi prendiamo un'altra rocaille 8-0, troviamo qui la quinta, quindi tre, la quinta è questa. Tiriamo bene, teniamo anche la clip, poi ancora un'altra 8-0, sempre nella quinta, ne devono avanzare 4 da un lato e 4 dall'altro. Poi ovviamente dovete ripassare. E poi l'ultima 8-0 e ci inseriamo qui. E adesso sistemiamo tutto, tiriamo e ripassiamo. Adesso ho ripassato sul retro e non ci resta che rifinire il davanti. Se a voi piace potete lasciarla così. Però vi dico, ci sono ad esempio qui questi spazietti e li andiamo a riempire. Quindi entriamo in queste rocaille. Ecco. Oddio, sto facendo dei casini. Purtroppo non vedo bene con il telefono davanti. Quindi entriamo qui in queste rocaille. Adesso giro il lavoro, non vi preoccupate. Ecco, quindi usciamo da questa rocaille e qui inseriamo delle rocaille 15-0 per abbracciare il cipollotto, diciamo, quindi 3 rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille 8-0 successiva. Ecco. Ecco, le rocaille si vanno a posizionare qui. Lo rifaccio un'altra volta insieme a voi. Usciamo da questa rocaille 8-0 e poi prendiamo 3 rocaille 15-0 e ci inseriamo qui. E così dobbiamo fare anche qui e qui. Adesso, se a voi piace così, avete terminato, altrimenti io ho inserito anche delle rocaille 15-0 in rilievo qui.
Se volete inserirle anche voi, allora entro in questa 15, in questa 80. Poi nella 80 giù. Entro in queste 15. Poi fino ad uscire da questa 80 qui, da quelle iniziali. E se volete, prendete una locale 15 e mi inserisco nella 80 successiva. Una locale 15 e mi inserisco nella 80 successiva. Un'altra locale 15 e mi inserisco nella 80 successiva. Oh. Un attimino. Ecco. Poi un'altra locale 15 e mi inserisco qui nella 80 e concludo. Quindi questo è un di più, sta a voi decidere se farlo. E i no nostri orecchini con la clip, eccoli qua, sono terminati. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto. È bello anche al lobo, quindi potete decidere come realizzarlo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io al momento vi saluto e vi ricordo il codice sconto che potete utilizzare su Elbits. Ciao a tutti!